dispositivi connessi. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un'applicazione che avevo già portato qua sul canale parecchio tempo fa, in quel caso un'applicazione sviluppata per Paro Tanafi, ma adesso gli stessi sviluppatori hanno sviluppato la stessa applicazione per i nostri droni DJI e l'applicazione è Auriga. Si chiamava Auriga per Paro Tanafi, adesso si chiama Auriga per DJI. Questa applicazione che è sviluppata qua in Italia perché è una software house italiana e soprattutto parla in italiano. Avete sentito nell'intro il linguaggio in italiano, quindi già questo è tanta roba secondo me per noi italiani, e poi è un'applicazione appunto sviluppata da sviluppatori italiani. Io ero stato probabilmente il primo a portarla per il Paro Tanafi e subito dopo gli sviluppatori hanno pensato di sviluppare questa app per i droni DJI. Mi hanno coinvolto sin dall'inizio appunto per sentire le mie opinioni, fino a che adesso è arrivata ed è disponibile. Un'applicazione di terze parti che si può utilizzare in qualsiasi situazione, ma nasce principalmente per loro. Lei, la Magic Mask o Drone Mask come si chiama attualmente, o per un classico visore VR di quelli da 20-30 euro come queste. Ovviamente dal punto di vista dell'utilizzo è la stessa cosa per quanto riguarda appunto le opzioni sviluppate per questi due tipi di visori, ma ovviamente qua abbiamo un risultato differente dal punto di vista visivo dato dalla qualità delle lenti di questa maschera. Purtroppo però questa maschera la si paga molto per avere questa qualità, mentre se vogliamo provare questa app e spendere poco compriamo un visore come questo da 20-30 euro su Amazon e comunque riusciamo a capire come questa app è dedicata principalmente a loro. Se poi vogliamo avere una qualità visiva e una risoluzione incredibile in quello che stiamo guardando nel visore, come se fossimo davanti a un maxi schermo, allora spendiamo un po' di euro in più e prendiamo la Drone Mask. Comunque tutti i link dei prodotti che vedete adesso ve li lascio qua sotto in descrizione, poi se siete interessati potete dargli un'occhiata o acquistarli. Quindi abbiamo detto, l'applicazione si chiama Auriga DJI, è un'applicazione che possiamo utilizzare anche normalmente senza di loro, perché è un'applicazione pensata per sostituire la DJI Fly. Ha un'interfaccia grafica che è praticamente uguale a quella che Auriga aveva sviluppato per il Paro Tanafi, che è un'interfaccia molto particolare e si adatta principalmente all'utilizzo dei visori, come è strutturata l'interfaccia. Però si può volare tranquillamente con il nostro smartphone senza utilizzare un visore. Ma adesso ve la faccio vedere da vicino perché secondo me merita tantissimo. E in più vi dico una cosa, loro stanno cercando di svilupparla come avevano fatto per il Paro Tanafi, con la possibilità di fare switchare direttamente l'applicazione se noi vogliamo, consentendo appunto a noi volontariamente a questo switchamento alla modalità FCC. Ci stanno lavorando, però mi hanno detto che è molto difficoltoso, ma ci stanno provando e quello sarebbe la svolta, avere un'applicazione che praticamente già di suo ci fa switchare in FCC senza fare niente, senza installare altre cose, sarebbe top. Speriamo ci riescano, sarebbe davvero incredibile. Comunque se dovesse succedere vi porto sicuramente l'aggiornamento di questo video con il dettaglio riguardante l'FCC. Allora, attualmente l'applicazione è disponibile solo per Android. Loro hanno iniziato a sviluppare per Android, ma mi hanno detto che se questa applicazione Auriga DJI dovesse avere successo, allora in quel caso la trasporteranno anche per iOS. Allora, innanzitutto andiamo a vedere da vicino l'applicazione. Allora, come abbiamo detto, l'applicazione si chiama Auriga DJI e questa è l'interfaccia principale, quella che avete visto nell'intro in cui la voce ha parlato e ci ha detto che i dispositivi erano connessi. Come vedete adesso è tutto sconnesso, tra poco faremo il collegamento e risentiremo la voce e poi vi faccio vedere appunto da vicino com'è questa applicazione. Ma come penso abbiate già notato, sul lato destro in basso abbiamo le tre possibilità di utilizzo. Abbiamo normale, che sarebbe pilotare il drone normalmente, quindi controller e smartphone. Poi abbiamo magic,
Magic, quindi con il simbolo della Magic Mask, perché in questa modalità entreremo in modalità Magic Mask, e poi abbiamo FPV, che è l'utilizzo di questo visore. Cosa cambia tra FPV e Magic Mask? Praticamente dal punto di vista delle opzioni che avremo in queste due modalità sono le stesse, cambia solo il modo di vederlo, che per vedere con questo visore l'immagine deve essere sdoppiata e ovviamente c'è una perdita di qualità, perché questo lo sappiamo, però avremo poi la possibilità di usare il visore e di vedere tutto in prima persona dallo smartphone, mentre con la Magic Mask non abbiamo la necessità di sdoppiare un'immagine, che poi è il punto di forza di questo visore, che oltre a darci una qualità incredibile dal punto di vista della risoluzione, ci dà anche la possibilità di utilizzare qualsiasi applicazione. Quindi non deve essere un'applicazione creata per l'utilizzo di un visore VR come questo, ma qualsiasi applicazione, qualsiasi video, qualsiasi cosa sia nello smartphone è visibile attraverso questa maschera. Ed è per questo che secondo me si paga tanto questo visore, perché ha una possibilità di utilizzo infinita nel mondo dei droni, con qualsiasi applicazione, persino quella DJI Fly, quella ufficiale di DJI, mentre ovviamente con questo visore la DJI Fly è inutilizzabile. Stessa cosa se abbiamo un app Sanzino, un Autelevo, sono tutte applicazioni che possiamo utilizzare con lei, e stessa cosa per i film, cioè tutte cose che ho già detto nei vari video, ed è questo ovviamente il suo punto di forza. Quindi a questo punto possiamo andare a connettere il nostro controller allo smartphone. Ho già preso il cavo, quello più lungo, per poi inserirlo nella Magic Mask, appunto per avere la possibilità di muovermi, perché è il cavo che utilizzo appunto quando utilizzo la Magic Mask con qualsiasi drone. Vado a collegare il cavo allo smartphone e vado a inserirlo per adesso nel controller, poi lo sposteremo ovviamente nella Magic Mask. Quindi vado ad accendere il controller e vado ad accendere il DJI Mini 2. Come vi ho detto, per adesso è compatibile solo con Mini prima versione, Mini SE e Mini 2. Poi probabilmente arriverà l'aggiornamento anche per DJI Air 2 e Air 2S, poi speriamo invece in futuro, se DJI rilascerà le SDK compatibili, che diventi compatibile anche con lui, il DJI Mini 3. Allora, abbiamo qua il Mini 2 collegato, colleghiamo l'applicazione Auriga. Dispositivi connessi, e vedete che l'interfaccia di connessione è già fantastica. Qua abbiamo la carica delle batterie del drone, la carica delle batterie del controller, sotto abbiamo la possibilità di calibrare la bussola, di calibrare l'IMU e di calibrare il gimbal, mentre dalla parte del controller abbiamo la possibilità, cliccando su radio, di switchare tra le varie bande, quindi 2,4, 5,8, o utilizzare dual band, quindi una doppia banda di utilizzo. Poi se andiamo su album, ovviamente entriamo nel modalità album, mentre su modalità possiamo passare tra le varie modalità di controllo del drone. Poi in alto a destra i tre puntini ci danno impostazioni principali, quindi i parametri principali per quanto riguarda sia le impostazioni di unità di misura che per quanto riguarda la fotocamera. Abbiamo la possibilità anche dell'auto recording, il drone inizierà a registrare il video al momento del decollo in maniera automatica. Poi se torniamo indietro abbiamo sempre nel menu interfaccia di volo, qua abbiamo quello che è l'aspetto grafico dell'interfaccia dell'applicazione, quindi abbiamo, vedete, ritorno video, modalità standard o croppato, quindi un po' zoomato, e poi abbiamo quello che sono le sovraimpressioni, sì, perché questa applicazione ha delle sovraimpressioni dove abbiamo l'altezza, la velocità, tutte queste cose che possiamo andare a selezionare come lo vogliamo, e in più l'effetto 3D di profondità tra il livello del quello che è l'immagine inquadrata dal drone e quello che sono i dati di volo. Anche qua possiamo andare, vedete, a selezionare come lo vogliamo, anche il tipo di colore di questa interfaccia che vedremo tra poco, vedete, nero, bianco, verde, ciano, giallo, in questo momento è verde. Poi abbiamo foto, video, profili. Cosa sono i profili? I profili sono la possibilità di andare a creare dei profili differenti, nel senso che se questo drone è utilizzato da più persone o la stessa persona vuole avere profili differenti, può creare un profilo personalizzato, quindi selezionando quel profilo saprà già che determinati parametri si imposteranno in un determinato modo, quello preconfigurato in quel profilo. Poi entrando sempre nel menu con i tre puntini abbiamo sicurezza, dove possiamo impostare l'altitudine massima, la distanza massima e
l'altitudine dell'RTH e poi abbiamo perdita di segnale, dove in caso di perdita di segnale il drone potrà fare l'RTH, atterrare o stazionare. Poi sempre nei tre puntini abbiamo la batteria, quindi abbiamo lo stato della batteria con le varie possibilità di regolare appunto quando la batteria va in allarme, che è scarica, tutte queste cose ovviamente oltre ai parametri proprio della batteria. Quindi questo è tutto quello che abbiamo nei menu, ma adesso entriamo in quello che è proprio l'applicazione di volo Auriga DJI. Quindi lasciamo su normale in questo caso e clicchiamo su vola. Ed è questa è l'interfaccia. Vedete che l'interfaccia è veramente... GPS non disponibile. Ha parlato ancora in italiano, GPS non disponibile. Questa è l'interfaccia principale. Vedete che in alto a sinistra abbiamo la batteria del drone, il pulsante dell'RTH, la mappa e sotto la batteria del controller. E in alto a destra abbiamo un'informazione interessante, abbiamo la connessione wifi, o meglio il canale e la frequenza che sta utilizzando in questo momento il drone per comunicare con il controller. Poi sotto abbiamo foto, dove si può passare da foto ovviamente a video, sotto per scattare video e foto ovviamente, e sotto SD. Allora, in alto a sinistra possiamo regolare il colore, che poi è quello che possiamo fare anche all'inizio, che vi dicevo, vedete, dell'interfaccia centrale, appunto di tutte le informazioni di volo, questo diciamo aspetto grafico che abbiamo sull'immagine, e capite che fatto così e nasce proprio per un visore, e capite che fatta così è proprio nata per un volo in prima persona, perché abbiamo tutte le informazioni principali nella parte centrale. Ovviamente possiamo anche fare sparire tutto questo e avere solo quello che stiamo riprendendo, però capite che questa cosa è tanta roba per usare visori. Poi cliccando invece il disegnino che ha forma di smartphone, vedete cosa succede, sparisce quasi tutto a livello di informazioni, perché vanno tutte in basso, perché questo è per un volo con lo smartphone, come sto facendo in questo momento. Se io volassi così, questa sarebbe l'interfaccia diciamo giusta per volare appunto con lo smartphone. Poi torniamo nell'interfaccia invece quella primaria, poi se clicco sotto vado a inserire quello che sono le righe di misura per le foto e i video. Poi sotto abbiamo, vedete, follow, che se clicco passa su FPV, che è per andare a bloccare o meno il gimbal per un volo più simile a un volo in FPV, mentre su follow è il classico volo che facciamo normalmente. Poi sotto abbiamo quick shot, poi andando a cliccare in alto a destra andiamo a cambiare quello che sono i tipi di effetti di luce e colore delle foto. Qua abbiamo scatto singolo, scatto multiplo, quindi tutto quello che riguarda le foto, e sotto la possibilità di andare a regolare la risoluzione e sotto gli FPS, e poi ancora più sotto la possibilità di regolare tutti i parametri della macchina fotografica. Ma adesso dopo aver visto com'è il menu principale nella modalità normale, direi che possiamo uscire e entrare in modalità Magic Mask. Quindi andiamo a selezionare, facciamo vola e vediamo che già è cambiato qualcosa, e qua inizia la fase interessante per quanto riguarda l'utilizzo con i visori, che per utilizzare la Magic Mask, che come vi ho detto è possibile utilizzare anche con la DJI Fly, però qualsiasi applicazione noi utilizziamo dobbiamo, per andare a cambiare le impostazioni e regolare qualcosa, aprire ovviamente lo sportello davanti e andare a cliccare con il dito sullo smartphone, mentre se utilizziamo questa applicazione no, andando a cliccare il tasto pausa, perché come sapete il tasto return to home è anche il tasto pausa, cliccandolo una volta sola il drone si ferma in hovering e va in pausa, mentre se teniamo premuto qualche secondo il drone fa l'RTH. Quindi andando a cliccare il tasto pausa, vedete che appare il menu che fino adesso non c'era, e a questo punto posso utilizzare lo stick di sinistra per andare, vedete, passare da una voce all'altra del menu. Quindi posso passare a destra, a sinistra, su, giù, ritorno a destra, ritorno a sinistra. Basterà tirare a destra lo stick di destra o a sinistra e potremo andare a cambiare quello che sono le impostazioni all'interno di quel menu. Ed è fighissimo, perché lo facciamo tenendo su il visore, ed è una cosa secondo me stratosferica per l'utilizzo di questi visori. In tutti e due i casi è tanta roba, ovviamente qua tanta più roba per la qualità che avremo in quello che stiamo guardando. Ma direi che per continuare a guardare questo menu inseriamo lo smartphone all'interno della Magic Mask. Ma prima di fare questo vado a togliere il coperchietto che va a chiudere questo foro, perché tra poco lo scopriremo. Quindi vado a togliere il pezzettino di velcro che chiude il buco, infatti adesso vedete che c'ho il buchino aperto. E questo, ragazzi, è per un motivo molto interessante. Quindi inserisco il telefono
Ok, adesso tutto è all'interno di questa maschera. E ragazzi, guardate cosa succede. Vado a selezionare su on la testina con il visore usando ovviamente gli stick, metto on e adesso guardate, se io muovo la testa si muove il gimbal del Mini 2, ovviamente solo su e giù, e se vado a ritirare la levetta verso destra lo vado a ribloccare e potrò utilizzare ovviamente la rotella per andare a regolare il tutto. Ma un'altra cosa veramente interessante è il simbolo che abbiamo qua a destra. Adesso ve lo faccio vedere subito. Quindi io non ho bisogno di aprire la Magic Mask per andare a regolare il tutto, ma sto facendo tutto con gli stick. A questo punto ve lo farò vedere perché ho tolto il pezzo di velcro che chiude il buco della Magic Mask, perché se io scendo e vado qua sul simbolo della macchina fotografica, tiro la levetta verso destra, guardate, non è più il drone che inquadra, ma sono io con la videocamera dello smartphone. E questo è strepitoso. Perché? Perché possiamo vedere quello che c'è intorno a noi quando vogliamo, nel senso che possiamo avere magari il drone in overing, fermarlo in overing e guardare cosa c'è intorno a noi, magari sentiamo dei rumori, piuttosto che vogliamo vedere qualcosa intorno a noi o dobbiamo parlare con qualcuno e vogliamo vederlo in faccia. Ragazzi, vedete che adesso sto guardando il Mini 2, se mi giro sto guardando la statuina di Darth Vader, se guardo adesso guardo la TV. Se vado ancora a tirare la levetta due volte verso sinistra, torno alla modalità di visione con il drone, ed è strepitosa questa cosa, è bellissima. Questo, ragazzi, è davvero tanta roba, secondo me, appunto per l'utilizzo di un visore di questo tipo. E poi, ragazzi, come vi ho detto, la grafica che c'è centralmente su quello che inquadra il drone è proprio da volo in FPV, perché abbiamo tutti i dati principali proprio messi centralmente. E poi, per uscire da tutto questo, basterà andare a cliccare ancora una volta il tasto pausa. Quindi il drone adesso è pronto al decollo, quindi non comanderemo più con gli stick il menu, ma comanderemo il drone. Pausa ancora, il drone si ferma in overing, perché la pausa di DJI è mettere in overing il drone, quindi potremo regolare i parametri della fotocamera, passare da video a foto, fare tutto quello che vogliamo e poi ricliccare il tasto pausa e ritorniamo a controllare il drone con gli stick. Quindi, ragazzi, secondo me è un'applicazione pazzesca. Adesso vado a spegnere il Mini 2 perché non vorrei che inizi a cuocere, perché come sapete lui non ha una ventola di raffreddamento e quindi scalda molto, soprattutto in questo periodo estivo, se sta fermo. E avete sentito che ha parlato ancora dicendo nessun segnale. Ovviamente tutti i messaggi vocali che normalmente ascoltiamo magari con la DJI Fly, che sono però in inglese, qua li abbiamo con una bellissima voce che parla italiano. E quindi tutto quello che avete visto che io ho fatto con la Magic Mask è possibile farlo anche con un visore di questo tipo. Se lo acquistate poi uno come questo, vedete, aperto qua davanti, non di quelli chiusi, così che avete la possibilità di avere la videocamera dello smartphone scoperta, con la possibilità appunto di switchare tra la videocamera dello smartphone e quella del drone, perché se acquistate quelle tutte chiuse questa possibilità l'andate a perdere, perché la videocamera è coperta. È per questo che quelli di Drone Mask o di Magic Mask, chiamatela come volete, hanno fatto questo foro che è possibile aprire e chiudere andando a togliere questo pezzettino di velcro. Quindi, ragazzi, come vi ho detto, tutti i link di quello che avete visto qua ve li lascio qua sotto in descrizione, e ovviamente anche il link di Auriga per DJI. Quindi, ragazzi, spero che questo mio video in cui vi ho portato questa anteprima riguardante questo software prodotto in Italia che parla italiano e che ha delle caratteristiche sicuramente interessanti e mirate al volo in FPV, però è possibile, come avete visto, utilizzarlo anche con lo smartphone, con il controller, senza utilizzare nessun visore. Lei ha tre possibilità di utilizzo: normale, drone mask e volo VR con una maschera come questa. Quindi, ragazzi, se questo mio video vi è piaciuto e vi è stato utile, l'avete trovato interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, voli in FPV, stampe 3D, spoiler, anche di questo era arrivato uno spoilerino. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità come questa. Ciao e al prossimo video!